Si è svolta ieri, 31 luglio 2014, sulla piazza di Lampedusa la cerimonia di saluto dell'isola all'esercito italiano. La cerimonia si è svolta alla presenza della popolazione, che era presente numerosa, di molti turisti e delle autorità civili, religiose e militari. Il sindaco di Lampedusa e Linosa, Giusi Nicolini, nel salutare i soldati dell'esercito, ha detto che l'isola in questo momento ricomincia a respirare e a essere meta di turismo, e questo anche grazie al grande lavoro dell'esercito. Il sindaco ha poi continuato dicendo che l'esercito ha dato un esempio unico di come possano essere impiegate le forze armate in ambito umanitario. Mi auguro, ha concluso Nicolini, che la partenza dell'esercito da Lampedusa sia l'auspicio a un'uscita dalla crisi nel Mediterraneo. Ma so che in caso di necessità l'esercito ci sarà. Anche voi, ha detto il sindaco, siete oggi lampedusani. Al termine della manifestazione, la Nicolini e il colonnello Buscemi hanno deposto una corona al monumento ai caduti e lanciato un mazzo di fiori in mare dal molo Favarolo, tristemente noto per il naufragio dello scorso 3 ottobre. Questo è il luogo dove venivano sbarcate dalle imbarcazioni le salme dei poveri 366 migranti che sono morti nel naufragio del 3 ottobre. Esattamente qui sotto è stato fatto il riconoscimento di ognuno di loro e proprio qui oggi vengono gettati dei fiori per ricordarli e per salutare le loro anime.